Cominciamo con un pezzo di Battiato. Vi invito a battere le mani, battete le mani. No, attenti. Mi ha scritto Sergione, adesso sta arrivando, portate pazienza, dovete assolutamente conoscere, un personaggio pazzesco, da Parma. Parma. Chiara, apri i gin tonic, che ci sono i ragazzi che ti dicevo. Sere d'inverno restavo rinchiuso in casa ad ammuffire, fuori il rumore dei tuoni rimpiccioliva la mia candela, al mattino improvviso il sereno. Eccolo Sergione, facciamo un grande applauso a Sergione Nava da Parma. Dove eri? Ero bloccato nel traffico. Tutto a posto? Come stai? Ciao. Ciao Ale, tanti auguri. Grazie, grazie. Niente, vi dicevo, un avvocato di Parma era impossibilitato ad arrivare subito. Giornate impegnative, no? Ma non hai saputo del mio nuovo business? No. Non sta andando benissimo, abbiamo messo su dei distributori di camicie low cost, usa e getta, ma non va benissimo. Cioè, è un'allusione alla mia camicia? Questa è quella che ti ho regalato l'anno scorso, ma era usa e getta. Che grande Sergione, ve l'avevo detto che era un pazzo. Lui è malato di dischi italiani, avrete modo di conoscerlo.
Allora, un inizio così, che io definisco Word, so che è un termine che ti piace molto. No, l'hai insegnato tu il Word, tutti i tamburelli. Tamburelli, nacchere. Sì, è un disco di Battiato. È un CD, perché non ho tutti i vinili. Si chiama Sulle corde di aria, sono dei lavori sperimentali, diciamo, del primo Battiato. Mi piace molto, infatti l'ho portato. Piazzalo nel tempo. Lo piazziamo nel tempo, siamo nel 1973, mi pare. Ci abbiamo preso. Sergione, sei un grasso, sono molto contento di averti qua, Sergione. Ho fatto il turno dal parrucchiere, però. Sembra buono da vedere così. Proseguiamo nel nostro viaggio. Viaggio Word all'interno della penisola. Siamo partiti dalla Sicilia con Franco Battiato. Proseguiamo con un grandissimo disco di De André, che non è un disco in italiano, ma è un disco cantato in antico genovese, Creusa de Ma. Quindi ci troviamo nel mercato di Genova. Sentite la gente che vende il pesce. Qua bocca spalanca, morso da carne di sta la negra calice, me vejo de moi, del limito doce, della Mediterranea. Ma se già mi, e me perdoni, se non riuscio a sapore, come te pensi? Questa che te giammina, l'arfe dei gaspina, fatta mia giammina, roggio de musapina, io moro un tossio, seguo de sade cresce, dove che peghiamo, si ritanga de bagasce, da che c'è in giammina, non avega de sponda, prima che cueca monta a quina, dove se de sventa è lunda. E l'ultimo respiro jamais, regigamo è de sambe, montagno pesce urti vivo, da gruppo de te gambe. L'ultimo respiro già mio, regina mo è de sambe, mo tengo pesce urti vivo, da gruppo de te gambe. E l'ultimo respiro già mio, regina mo è de sambe, mo tengo pesce urti vivo, da gruppo de te gambe. Allora Alessandro, intanto che siamo qua facciamo un po' di cultura, spieghiamo il titolo del disco. Il titolo, come dicevo, è in dialetto genovese, si legge e si pronuncia Creusa de Ma, quindi
La Creusa sono i viottoli in genovese, De Ma è del mare, quindi sono praticamente i riflessi che il sole dà sulle onde del mare se ci si affaccia al mare ligure. Sì, quando vedi tipo il mare, tipo le scie che il mare lascia. Esattamente, sì. Tempo, quindi cose... è un viaggio del genere. Questo secondo me è un disco incredibile, perché la forza di De André è sempre stata appunto il parlato, il testo, e lui spiazzando tutti i suoi fan e tutti gli italiani fa un disco dove nessuno capisce cosa c'è scritto e cosa si canta. Tanto è vero che era sua intenzione, cioè le parole sono arrivate alla fine delle registrazioni, era sua intenzione, cioè tra le idee c'era farlo, cioè cantarlo in arabo, un arabo sì, maccheronico. Esatto, in una lingua che gli italiani potessero non comprendere. Ed ecco allora la vera world music, perché è la musica di tutti noi e noi possiamo attribuire le parole a questo disco a nostra immagine e somiglianza. Adesso il disco scemerà e noi andremo col prossimo pezzo. Prossimo pezzo, sì, che parte sempre a... adesso sentirete con suoni tribali, è un inizio world, caro Sergio, forse l'abbiamo già detto. E a proposito di questo disco, che è la mia grande poi scommessa di questa sera, direte: ma cosa ci fa questo cantante famosissimo che ha riempito le classifiche degli ultimi anni a Low Life Radio? Beh, prima cosa, la puntata è mia e quindi scelgo io che cosa fare e cosa non fare, quindi nessuno deve dirmi cosa devo fare in puntata. Seconda cosa, è un pezzo molto importante per me, che appunto descrive il passaggio all'età adulta. Questo è un pezzo di Jovanotti e si chiama Linea d'ombra. Visto che questo è un pezzo molto caldo, invito il pubblico, soprattutto le ragazze, ad avvicinarsi e insomma a partecipare. La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginar quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto, mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto che non ricordo il nome. Il fondo del caffè confonde il dove e il come, e per la prima volta so cos'è la nostalgia, la commozione. Nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione, per ogni strappo un porto, per ogni porto in testa una canzone. È dolce stare in mare quando so gli altri a far la direzione, senza preoccupazione, soltanto fare ciò che c'è da fare, e cullati dall'onda notturna sognare la mamma, il mare. Mi offrono un incarico di responsabilità, mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante, mi hanno detto che la paga è interessante e il carico è segreto ed importante. Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso, è come dover saltare al di là di un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato, saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto. Di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura. Cosa sarò? Dove mi condurrà la mia natura? La faccia di mio padre prende forma sullo specchio, lui giovane, io vecchio, le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio. La vita non è facile, ci vuole sacrificio, un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione, arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione. E adesso è questo giorno di monsone, col vento che non ha una direzione, guardando il cielo un senso di oppressione, ma è la mia età, dove si guarda come si era, non si sa dove si va, cosa si sarà.
che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto. E attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera, dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera. Ed ho paura di essere mangiato, ed ho paura pure di mangiare. Mi perdo nelle letture, i libri del Zen ed il Vangelo, l'astrologia che mi racconti il cielo. Galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare, ma questa linea d'ombra non me lo fa incontrare. Mi offrono un incarico di responsabilità, non so cos'è il coraggio, se prendere e mollare tutto, se scegliere la fuga, affrontare questa realtà difficile da interpretare, ma bella da esplorare, provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare, portato questo carico importante a destinazione, dove sarò al riparo dal prossimo monsone. Mi offrono un incarico di responsabilità. Domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto per partire, getterò i bagagli in mare, studierò le carte e aspetterò di sapere per dove si parte, quando si parte. E quando passerà il monsone dirò: levate l'ancora, dritta, avanti tutta, questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione. Quindi è dolce stare in mare quando sono gli altri che ti dicono cosa fare, che direzione prendere, ma quando tocca a te è dura, ragazzi, è dura. Quindi questa l'ascoltava a 18 anni, ma adesso ne ho 28, è ancora molto attuale, perché ne ho 28, è da oggi, è il mio compleanno, fatemi un sorriso. A 28 ascolti anche questo disco, che per me, insieme a Creuesa de Ma, è l'altro disco più importante della discografia italiana, si chiama Anima Latina. Noi abbiamo messo sulla title track di questo disco di Lucio, secondo me il più importante di Lucio, forse quello che è rimasto meno nella memoria per i singoli e tutto quanto, però...
Parliamo. Cambio genere completamente. Questo è un buon pezzo. Io volevo dire, prima che tu passassi alla Firenze degli anni Ottanta, volevo dire una cosa. Vedete questa signorina qua in mezzo? Rappresenta l'anima latina, la Florida Cicciletta qua in mezzo. Finito, passiamo alla Firenze degli anni Ottanta. Vedi perché, Sergio, adoro fare puntate con te? Perché mi dai questi aneddoti. Quindi lei è una donna a caso o...? Era un'attrice presa a caso, e poi hanno preso tutti i bambini della crew, i figli della crew, li hanno messi in un campo, gli hanno dato in mano dei piatti, gli hanno detto fate casino e rappresentate un po' l'anima latina. Bello, grazie Sergio. Firenze anni 80, New Wave, esordio al Fulmicotone dei Litfiba. Sì, siamo entrati nel momento elettronico, no Sergio? Electro wave synth pop. Sai che sono amante delle etichette. Diciamo che i Litfiba, sì, i Litfiba sono arrivati qua, cioè nel periodo new wave, quando la new wave era finita. Hai ragione, caro Sergio, ma... perché in Italia siamo sempre indietro, Sergio. Depeche Mode italiani, senti come pompano.
Quanti ricordi, Sergio? Facciamo un salto di 30 anni. Ti ho portato il disco di un artista sardo, il suo nome è Io sono un cane. L'album è Die del 2015. Rimaniamo sull'elettronica. È un disco, questa è una definizione bellissima, è un concept marino sull'allontanamento. Bello. Sentiamolo. Quindi ribadisco, momento elettronico, quindi nonostante noi surfiamo, senti che surfiamo sui decenni, noi siamo sempre nell'elettronico. Siamo a piedi pari. Noi siamo avanti. Questa è una bomba, eh? Il pezzo si chiama Mandria, da Die. Ale, volevo regalarti un aneddoto, cioè oggi ho la fissa per le copertine. Questa copertina, praticamente la foto, nella foto è ritratta colei che ha curato il servizio delle fotografie dell'album. Ha visto questa piana di dune, era una Sardegna, e ha
pensato bene che andandosi a stendere lei nuda qua, facendo scattare la foto all'artista Io sono un cane, questa potesse essere l'artwork finale della copertina e rappresentasse bene il significato dell'album. Cioè la terra, il cielo, il sangue nel titolo, il legame con la terra e la potenza. Artista che tu hai visto in concerto, no? Svariate volte, le prime è stata una figata, poi diciamo che si è fatto tramortire dal finto, dalla noia, diciamo, dalla noia, e quindi alla 20ª puntata in giro era una roba inascoltabile, non faceva altro che fumare sigarette, però lo aspettiamo quando sarà magari a Guastalla. Guastalla in radio, non lo so, vediamo. Io sono un cane, se ci stai sentendo dalla Sardegna, se anche tu sei in protesta. Jacopo, vieni qua. Ti aspettiamo. Non ha dell'Ivan Graziani, Sergio? Il disco ha ricordato molto, per il legame, cioè per questo il testo basso, quasi mixato, cioè gli strumenti mixati alti col testo basso, mi ha ricordato molto Anima Latina, e poi mi ha ricordato tante cose di Franco Battiato. Insomma, è un circolo la puntata oggi, perché sono questi artisti, questi due o tre artisti che torneranno sempre. Beh, l'avevo detto che Sergio era forte. Continuiamo con ritorniamo negli anni 80, no? 1983. Non questo pezzo, ma un altro pezzo di questo disco. Lo tengo i piedi io, è stato un grande pezzo di Sanremo. Allora, questo è il disco è Tango di Mattia Bazar, è un disco che tra le altre cose ha Vacanze Romane, e una bomba di questo disco è Electroshock, tornando sulla New Wave. Sì, siamo sempre nel synth pop, new wave, quel genere un po' ibrido, no? Che utilizza i tastieroni, vero? Per fare musica. Pezzo straordinario.
Sì, un pezzo che non è replicabile, eh? Solo lei può cantare una cosa del genere. Grandissima Antonella Ruggiero. È la prima donna che presentiamo stasera, quindi cogliamo l'occasione. Domani è la festa delle donne. E... sì, però oggi è il mio compleanno, eh? Oggi è il tuo compleanno, scusa. Quindi vaffanculo. Lasciatemi qui. E poi le donne si amano tutti i giorni. Sì, ora con una mia grandissima intuizione mi prendo tutti i meriti di questo ponte che sta per iniziare. Arriviamo in un momento in cui parleremo di cantautori, ma per passare dall'elettronica ai cantautori ho pensato di mettere questa versione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli e poi di Mina e poi di tutti quanti, cantata da Mike Patton. Il cielo in una stanza, con un accento inglese. Sentite adesso che dice abbandonati. Io quando dice abbandonati volo via, sentite, eh? Senti, eh? Senti come dice abbandonati. Cos'è? Non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona l'armonica.
continuiamo col momento cantautori con un'altra canzone che ha segnato un po' tutta la nostra giovinezza, forse penso ai ricordi. Beh sì, io all'epoca avevo 16 anni, all'epoca di Mambo. È un pezzo importante, un pezzo di rancore verso la propria donna che ci ha lasciati. Un pezzo molto sentito. Donna? O uomo? Un coltello, per favore, dove quel cuore bandito che ha tradito il mio povero cuore, l'ha smontato infinito, dove? Là, grande stacco. E non ci siamo ancora giocati le carte migliori. Vai Sergio. Sì, probabilmente non si poteva far meglio.
io ti venderei. Io ti venderei. Se potessi farlo con un'altra donna ti baratterei. Cioè, se potessi venderti per un'altra donna lo farei. Parole forti, Sergio. Cosa ne pensi? Sono molto basito. Lucio Battisti comunque tratta dell'amore, no? In tutta il ventaglio delle storie d'amore, delle possibilità che ci offre l'amore. Tematiche easy per Lucio. Non è mai voluto essere aggressivo nei testi, tematiche easy. Questa canzone la dà a Patti Pravo, che la pubblica prima di lui. Si accorge che ha fatto una stronzata perché era una bomba. E quindi qualche mese dopo esce e la butta sul suo disco, che è Lucio Battisti, la batteria e il contrabbasso. Siamo nel 1976. E io ti venderei. E mente tu, stupida! Io ti venderei. Io ti venderei. Mai più problemi senza soluzione, io mi creerei. Nanina, Carolina. E invece io resto sul molo a guardare lo sfondo del mare più in là. E affido ai gabbiani paesi lontani e il profumo di una vita che non sarà. Io credo che in una puntata italiana non potessero mancare gli Elio e le Storie Tese. Questo è il loro pezzo di nome Car. Me l'avevan detto che donne, buoi e motori, son gioie e dolori. E di non mettere le donne i motori davanti al carro, davanti ai buoi. Ma io l'ho fatto e la donna volante, pericolo costante, mi ha rotto il carro. E siccome chi rompe caga, ci sono suoi e dei buoi dei paesi suoi. La donna volante caga i suoi buoi. È un pezzo sui proverbi, ma non parliamo più perché non va. Costante. Ed ora che non ho più carro, che cosa ci metto davanti ai miei buoi?
cosa fare riguardo i motori e riguardo alle donne. Se il carro non c'è, ai motori farò la benzina, ma alle donne che cosa farò? C'è carenza di carro e le donne ne soffrono un po'. Accidenti alla carenza di carro, all'abbondanza di pericolo costante. Voglio l'erba del re, datemela. Il re è vicino. Il giardino del vicino sta diventando sempre più verde. Anche il vicino è verde. Aiutatelo. Entrava in scena una ditta il cui portavoce mi ricorda di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte piena ed uno alla moglie ubriaca. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo e il... E una rondella non fa primavera, per cui mi dona un nuovo carro munito di lanciarazzi. Per bombardare in maniera costante la donna volante. Lancio i miei razzi nel cosmo e la donna volante mi appresto a colpire. Lei per evitare l'impatto si infila in un nembo, ma è un tragico errore. Non si tratta di un nembo normale, ma di un nembo seguito da Kid. Si è infilata nel buco del culo di Nembo Kid. Morendo, Dio li fa e poi li accoppa, ho capito, la vita è così. La gatta frettolosa ha fatto i gattini nel giardino del re, tanto il re è cieco. I gattini corrono per il prato. Il re dice: sento un rumore di gattini che corrono sul mio prato. Intanto il vicino, affacciatosi sul giardino, dice: restituiscimi i miei gatti, là. Tu lo sai cosa, cioè il titolo del disco è Helios Amaga Ukapan Karinyana Turu in lingua singalese dello Sri Lanka. Conosci il significato del disco? Allora lo posso dire io? Io non lo cultura. Direi, Sergio, uno di Parma come te. Dai, lo dico, faccio cultura. Fotti coniglio fino a sborrare. Prossimo disco è Metallo non Metallo. Sì. Loro sono un altro gruppo che ha cercato di fare musica, cultura, arte. I Blue Vertigo, siamo negli anni 90, il disco è del 1998. Il pezzo si chiama Cieli Neri. Scelgo te tra i miei re. No, scegli me tra i tuoi re. Gran bomba. Ci avvolgerà.
mani le mie. È una puntata aperta, quindi se qualcuno volesse dire qualcosa, volesse intervenire, è pregato di intervenire. Ringraziamo Matteo per averci prestato il disco. Grazie, se vuoi dire qualcosa, sei benvenuto. Adesso sono amplificato, siamo negli anni 90 e loro sono i Marlene Kunz da Catartica, in realtà siamo in Spore, ricominciamo da capo. Sono sbagliato. Pelle è la tua proprio quella che mi manca, in certi momenti in questo momento è la tua pelle ciò che sento. Nuotando nella
sono arrivati i ragazzi in porta. Vieni, vieni live in diretta. Odori dell'amore sulla mente. Vi presento Ago, siamo in diretta. Buonasera a tutti. Oggi è il mio compleanno, lo sapevi? Sì, sì, sì. Che l'antefesta della donna. No, è, forse è già festa, no, che ore sono? Però il tuo compleanno è l'antefesta della donna. È un segno. Ho appena fatto una vaccata qui, ci dico, ho sbagliato a spippolare, ho schiacciato. Spiegami come funziona. Ma praticamente tu devi mettere la danza delle steghe di Gabri Ponte e poi dopo ballano le persone. Ma i dischi dove ce li hai? Qua, dove? Dove? No, non li vedi? Ce dove li sono? Dove sono? Siamo entrati violentemente negli anni 90. Sergio si è assentato un momento. Fai un gin tonic, barman. Qui un barman, Tommy, puoi venire. Facci vedere, dai, stai facendo il corso, dai, per favore, dai.
intanto salutiamo di nuovo tutti gli intervenuti alla serata, siete bellissimi. È tornato anche il Nico in camera. Bellissimo, loro sono i Marlene Kunz, siamo in pieni anni 90, adesso ce ne andremo. Questa è una versione da Spore, è una versione rarissima di un pezzo di da Catartica del 1994, questa è una versione invece da Spore del 2001. Sì, io cercavo Catartica solo all'estero. In realtà, non siamo riusciti Catartica a ottenere. Catartica, ci volevano 150 euro su Discogs per comprarla. Però il tuo amico, che ci ha fornito già metallo e non metallo, poteva imprestarcelo. Quindi la prossima volta, quando sai che ci siamo... No, lui ci avrebbe dato Up Paranoia, da cui avremmo potuto estrarre un sacco di pezzi fighi, ma tu non li hai voluti, volevi Catartica. Sì, a me piacciono molto i Marlene Kunz, è un po' una triade, no? Marlene Kunz, Verdena... No, dai, Marlene Kunz... Dai, che è il tuo momento, di qualcosa. Hour, che cazzo devo dire? Tanto dirò dopo. Adesso facciamo un salto di nuovo indietro, torniamo negli anni 70... Allora qua la lotta ci sono io. Politica i bravi a suonare gli strumenti. Sì, qua siamo tornati un po' sul difficile, sul prog rock, quello che nessuno ormai può più sentire dalle mie puntate. Siamo su musica complicata, roba forte. Hai un po' sfondato i maroni. No, questo è un disco invece potente, è il primo disco degli Area. Sì, e il pezzo che ho scelto appunto è la title track, è Arbeit, come si dice in tedesco? Arbeit Barfrei, la scritta che era davanti ad Auschwitz, il campo di concentramento. Poi se la sono anche rubata, portata via, è ricomparsa. Il pezzo fa così. È lungo, complicato, ci sono le batterie. Posso andare a fare la pipì? Dai pure, perché è lungo, c'è da soffrire qua. L'intro è bello. Spendiamo due parole sugli Area, visto che l'intro è consistente. Cantante, bravo, una grande versione di Elio Storietese, come ci ricorda il mio fedelissimo Torreggiani. Quando è che compri il giradischi e i vinili? Che mi copi sempre in tutto. Te, vieni qua. Te lo vendo io. Abbiamo dei giradischi da vendere qua. Lo conosci Sergio da Parma? Mi hai sempre in bocca. No, Demetrio Stratos, non so se conosci questo pezzo, è un cantante molto particolare che riusciva a suonare la voce, cioè riusciva a dare alla voce una sonorità di uno strumento. Adesso c'è un grande intro di batteria, ma sentirete come riesce veramente a fare una chitarra, a fare una viola, a fare un violoncello con la voce. Pazzesco. Di qualcosa? Pazzesco. Amici che fanno delle viole. Thank you.
E dopo questa brevissima intro in pieno stile progressive rock anni 70 dovrebbe cominciare a cantare il nostro Demetrio. Ma lo sai, Sergio, che io sono così, dai, di la verità. Mi sono cresciuti i capelli. Allora, beh, il suo compleanno lo giustifichiamo. Questo, torniamo negli anni. Siamo nel 2000. I Verdena con una copertina molto tarantiniana, Il suicidio del samurai. Infatti, esce l'anno dopo Kill Bill. E infatti è tipo giallo con una bionda pop con un elefante che cammina lì. Questo è glamodrama, ricorda molto i Radiohead. Tristezza, alle di qualcosa. Sì, i radio è di Pablo Honey, quindi del primo periodo, mi sembrano. I primi, perché scoppiazzavano quella. Ti ringrazio, Sergio, perché io questo... Tu sei Sergio, no? Ricordiamolo tutti che tu sei Sergio. Io sono ancora Sergio. È un pezzo che non conoscevo, è un grande disco, ho ascoltato sia in streaming che in disco tuo, molto bello. Ti posso dire, questo è Glamodrama, e l'album è Il suicidio del samurai. Se
il disco fosse andato avanti tutto come i primi quattro pezzi, avremmo parlato di un capolavoro, perché è una bomba. Poi dopo ogni tanto si lascia andare, scende. Mio padre dalla Germania, posso fare una richiesta? Vai. Sì. Ho contato almeno 7-8 pietre miliari nella storia del rock italiano in questa puntata. Lasciami andare questo momento di psichedelia e canzone nella canzone. We'll be right back.
Sì, questo è un pezzo che ho voluto fortemente io, un pezzo degli Offlaga Disco Pax, che è un gruppo di Reggio nell'Emilia, giusto per valorizzare i nostri. Invochiamoli in radio. Mi piacerebbe molto avere i due Offlaga Disco Pax in radio. Hashtag Collini in radio. Hashtag Collini. Questo è un pezzo che si chiama Kapler e racconta di una storia, secondo me, molto commovente, di un episodio scolastico. Vi invito ad ascoltarlo attentamente, è un pezzo molto interessante. Io dormivo, mia madre andava a lavorare presto, arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile, Kapler! Persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola e quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola il pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Figlio signora, ha la faccia come il culo. Ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler andò in pensione 3 anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese.
abbiamo fatto io e te, ma poi ti si è spento dentro. Allora l'ho firmato da me. Manuel Agnelli da X Factor. Allora, questo è l'ultimo disco degli After Hour. Sono qua presente sul palco. Si può dire tutto quello che volete su Manuel, bla 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 bla, ma l'ultimo disco degli After del 2016 straordinario. È straordinario. È un disco sulla vita, sulla morte, ispirato dalla morte del padre. Questo è un pezzo, no? Sulla morte del padre. Questo patto tra me e te. Il ricordo del padre ha ispirato questo pezzo che apre il disco ed è un pezzo, un brano potentissimo. Si chiama Grande. Sì, un pezzo da brividi. Ascoltiamolo e non parliamo. È solo un vigliacco ritratto, una promessa mai fatta. Tu resta qui con me, io non ti chiederò se hai visto qualcosa. Qualcosa per cui valga la pena. Qualcosa di bello. Grande. Scoprendo che il dolore non era la destinazione vera, che tutto folle ormai, ma in questo sogno qui noi non moriamo più. Dove d'unità scammare. Cambiamo perché. Cambiamo di 30 anni. Oh, 25. L'era del cinghiale bianco, 1979. Pezzo completamente in siciliano di Franco Battiato, uno dei miei artisti italiani preferiti. Pezzo scelto fortemente da me. Pezzo che vi posso cantare integralmente in siciliano. Scuola sta finendo. Perché cinghiale bianco? L'era del cinghiale bianco è un'era prospera, un'era lieta, che è l'era che lui si augura ritorni, cioè dopo un periodo di difficoltà spera nel ritorno di quest'era del cinghiale bianco.
è il mio compleanno. Sin dall'ossa u tutto ca fo sento scianizza d'amori l'amori e quando t'angongio da strada mi veni nascosta ando cori cu tutto ca fora se mori in amori scianizza d'amori l'amore. Sando cori cu tutto ca fora se mori n'amori scianizza d'amori l'amore. Una particolarità su questo disco è che te l'ha venduto Rainbow, se non sbaglio, no? Te l'ha venduto Mirko questo disco, confermi Sergio? Sì, deve essere una sera del 2011 al Campanone. Trovo più la dedica. In cambio di un caffè. Era un caffè. Ora c'è guerra, mi sento uscianizza d'amori, l'amori. Qui c'è il momento inaspettato. Pezzo di Mina, pezzo della Tigre di Cremona, ancora, ancora e ancora. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Sì. Don Tredisetton, non provateci a casa a cantare. Ci spaccano le corde vocali in sette, non provateci. Stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento,
ha importanza è questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora ti abbraccio. Yeah.
piazza infinita. È strano, ma per noi sta tutto l'infinito finisce qui. Siamo arrivati, caro Sergio, alla conclusione della nostra serata. È stato un viaggio circolare, nel senso che chiudiamo con... come abbiamo iniziato, quindi con un pezzo di Battiato, questa volta reinterpretato dalla CSI. Un sorte suonatore indipendente. Guarda che successo. E ti vengo a cercare il brano. È un brano degli anni 80 di Battiato. Che suona molto, 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 molto moderno in questa versione di CSI. Alt rock, che è una versione elettrificata, mentre invece la versione di Battiato era plastificata dagli anni 80. Bello. Ok, ci siamo. È un viaggio che circola perché in questo disco ci sono Ferretti, ci sono Maroccolo che ci ha accompagnato stasera, forse Zamboni, grande chitarrista, Canali, tutti quanti qua questa sera, e sopra di loro Franco che torna alla fine, recita l'ultimo verso e ci saluta. Che aleggia. Grazie ragazzi di essere venuti, questo era il mio compleanno, bello. Perché ho bisogno della tua presenza. Dicevamo, è un pezzo di chitarra elettrica. No, mi sbaglio sempre, avevamo capito, dai. E bevono. Siamo stati sabotati, i DJ non bevono, bevono acqua, fingono di bere e bevono poi il giorno dopo e si drogano. Basta usare droghe pesantissime.
nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come l'eremita che rinuncia a sé. E allora diciamo, non era Sergio Nava, per i più attenti forse ve ne sarete accorti. Era Sergio Nava come le balle di Nava. Era Ghighi che ci ha accompagnato in questo viaggio italiano. Salutiamo i ragazzi. Grazie a tutti, al numeroso e folto pubblico per essere venuti. Ci rivediamo con la radio la settimana prossima, grazie Ale, buon compleanno. Grazie, grazie, sono contento. È già l'8 secondo me. No, è ancora il mio compleanno. Grazie Ale, grazie a te ho potuto passare glamodrama. Cioè, sì, effettivamente sono pezzi non facili da mettere. Un onore. Accendi, dopo c'è lo strafactor. Dopo c'è lo strafactor. Intanto dobbiamo...